Involtini di Alici di Menaica, quelle pescate nel mare del Cilento. A prepararle è stata la signora Delia Morinelli, sì, proprio lei, la cuoca personale di Ansel Case. La signora Delia per oltre 40 anni ha cucinato per lo scienziato statunitense, nella cucina della villa dei Case, sulla bella striscia di mare tra Pioppi e Acciaroli. La signora Delia, domestica cilentana e cuoca sopra raffinata, con le sue chiacchiere di pentola ha cambiato il modello alimentare del mondo intero e forse neanche lo sa. Succede tutto all'inizio degli anni 60 in casa dei coniugi Case. Ansel, il medico statunitense, ideatore della dieta mediterranea, la moglie Margaret, biochimico con la passione per i fornelli e l'orto, e Delia, governante rimasta a casa con loro una vita intera. Per 40 anni la coppia, ricordiamo, ha vissuto a Pioppi e ha mangiato la cucina povera di queste terre, portata in tavola dall'energica casalinga, verdure, pesce, legumi, pasta fatta in casa e olio d'oliva dalle preziose proprietà antiossidanti. Ricette che la donna si è ritrovata poi nel libro dei coniugi Case, divenuto bestsellers prima in America e poi in Italia. Ma che cosa amava mangiare il professor Case? Di tutto, ma sempre fuori carne, fuori il pesce, anche il pesce mangiavano moderatamente, non è che, ma carne, salumi, no. Poi fagioli, le verdure, lenticchie, ceci, pesci, infatti si erano imparati che noi le facciamo da crudo, no? Con il limone, pesci fatti pure così a Maruzzo, tutte queste cose qua, la frutta e la marmellata che facevano nel loro giardino per la colazione del mattino. So while we're in Naples, we looked around the countryside, thought it'd be nice to buy a little property and have a picnic ground or something like that. And so with Flaminio we came down, do you remember? We came down here and bought some property. And we saw something about the way people live here, at that time anyway. And we thought it would be a good idea to describe what we thought was the good Mediterranean diet of the people who obviously had very little problem with coronary heart disease. Come vi dico, senza piatti ricchi, piatti, lui diceva che doveva campare fino ai 100 anni e facendo 101. Quindi la dieta mediterranea fa vivere meglio? Sì, non si deve esagerare, si esagera un giorno, non si deve esagerare il secondo, di tutto, dal dolce al grassi, ai formaggi, di tutto, insomma, queste cose. Si può, un giorno uno dice voglio fare una bella scampagnata con Giammagnà e vabbè, però la settimana dopo è meglio stare a dieta, non dieta proprio, a verdura, ecco, bravo, frutta, verdura, tante specie di verdure, poi ci sono sti ceci, lenticchie, fagioli. Uno ha voglia, un bel piatto di quello va bene.